Ciao a tutti ragazzi, qua col tour con la Mitchelton Scott, siamo arrivati alla settima tappa, una tappa totalmente pianeggiante, quindi sarà per il nostro Matteo Trentin e quindi andiamo a giocarla. 3, 2, 1 e si parte con la tappa numero 7, con il nostro Matteo Trentin proveremo a fare un gran piazzamento in questa tappa, magari anche a provare a vincerla. E dobbiamo anche andare a prendere i punti del traguardo volante perché siamo a una cinquantina di punti su Peter Sagan, quindi proviamo a recuperarne un po' per quanto possiamo in questa tappa. E quindi andiamo al traguardo volante. Meno 4 al traguardo volante, siamo con il nostro Matteo Trentin, proviamo a recuperare un po' di punti su Peter Sagan in questo traguardo volante. Tappa di ieri della Planche des Baixes, bellissima da vedere nel Tour Reale, stiamo parlando, qualcosa di veramente spettacolare con un grande ciccone che non avrà vinto la tappa perché l'ha vinta Teuns, ma si va a vestire questa maglia gialla che veramente sono veramente contento perché Ciccone è uno degli italiani che mi piace di più, se non quello che mi piace di più, e sono veramente contento per lui. Ora siamo a meno un chilometro dal traguardo volante, partono i primi scatti, scattiamo noi. Sembrava che dovesse partire la volata con Caleb Ewan, io ero alla sua ruota, però non è partito. E ci andiamo a prendere 10 punti e recuperiamo qualcosa su Peter Sagan, pochi, no, 5 punti abbiamo recuperato, buono lo stesso. Andiamo agli ultimi 10 km, meno 10 all'arrivo. Eccoci qua, tornando al discorso prima del traguardo volante. Ciccone contentissimo che ha preso la maglia gialla. Spero solo che quando la perderà, molto presumibilmente nella cronometro della prossima settimana, capisca nelle tappe dopo di staccarsi definitivamente, non di far classifica, perché se fa classifica perderemo un grande spettacolo che ci darebbe in fuga per la maglia Poix, per la vittoria di tappa in fuga e mi dispiacerebbe moltissimo. E il resto, tappa di ieri, ho visto molto bene ovviamente Geraint Thomas, che ha staccato un po' gli altri sul finale, ma diciamo che non è che si è visto proprio che è il migliore, però sicuramente si è visto che Bardet è in una forma schifosa, di poco schifosa, e Nibali diciamo che non è proprio al top, ha preso 45 secondi, anche lui forma magari per la stanchezza del giro. Però invece da chi arriva dal giro che ha fatto una gran tappa è stato Landa che ha anche attaccato, bellissimo l'attacco di Landa. E niente, credo che il favorito rimanga ancora Geraint Thomas e lo dico, voi direte, ha staccato solamente all'ultimo chilometro di poco gli altri. Sì, ma se vi ricordate lo faceva anche l'anno scorso. Quindi vediamo, secondo me rimane il favorito numero uno. Ora concentriamoci sulla nostra tappa, mancano 3 km e mezzo del nostro Matteo Trentin. Andatura abbastanza lenta, stranamente, agli ultimi 3 km. Andatura lenta, ecco che la De Koenig alla Philippe. Ah. Pensavo che avesse attaccato, invece si era solamente distanziato leggermente. Marcel Kittel addirittura in prima posizione, già diretto. Anch'io sono troppo avanti. Prendiamo la ruota di Viviani. Ultimo chilometro. Parte la volata. Peter Sagan in prima posizione. Però noi arriviamo. Photo finish. Photo finish. Attenzione, non so chi. Forse noi con Matteo Trentin. Ma non lo so, eh. E mo ragazzi che dite? Chi ha vinto? Lo scopriremo direi nelle classifiche perché io non riesco a capire. Leggermente noi siamo un pelo più avanti, però vediamo nelle classifiche.
E ce l'abbiamo fatta, incredibilmente, di un capello davanti a Peter Sagan, di un filo, però ce l'abbiamo fatta a vincere la tappa, seconda tappa vinta, è sempre con Matteo Trentin di questo tour, quindi va più che bene. E in classifica generale siamo sempre quarti con Adam Yates a 58 secondi, abbiamo la maglia Poix con Jack Egan a 26 punti e Matteo Trentin che si è avvicinato tantissimo, siamo a 31 punti di distanza da Peter Sagan. Quindi buonissima tappa, ci vediamo domani con la tappa 8, iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace.